Vogliamo condividere con voi la notizia dell'entrata nell'Associazione Nazionale Città del Tartufo di un piccolo borgo del Salento. Si tratta di Giurdignano che questo fine settimana ha celebrato la sua prima festa del Tartufo. Abbiamo intervistato il sindaco che ci parla di questo importante traguardo. Giurdignano è entrata a far parte dell'Associazione Nazionale Città dei Tartufi, questo è un riconoscimento importantissimo. Abbiamo organizzato la prima edizione della Festa del Tartufo a Giurdignano e 3 giornate ricche e intense di comunicazione, di ospiti illustri che hanno dato lustro al paese, hanno dato valorizzazione al paese, hanno fatto comprendere che cosa è il borgo di Giurdignano? Giardino megalitico d'Italia, percorso via Francigena, con le sue tradizioni e oggi anche facente parte dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo. Questa è una grandissima ricchezza che continuerà a dare valore al territorio da tanti punti di vista, dal punto di vista dell'agricoltura, dal punto di vista delle attività commerciali, dal punto di vista delle attività di ristorazione. Quindi io credo e spero che l'amministrazione che rappresento abbia fatto veramente un buon lavoro. Ed è sicuramente così, perché quando riusciamo a valorizzare le ricchezze del nostro territorio, i nostri territori diventano delle destinazioni. Maria Pia, poi il Salento è sempre così affascinante e Io ogni scusa è buona il per... profumo del barocco lo sento sempre, Ecco. però il tartufo mi fa piacere aggiungerlo, ma mi devi spiegare le barbatelle Le cosa barbatelle sono? sono le piantine che poi daranno vita alla vite, quindi alla pianta che poi E dà. sono commestibili. Guarda, oggi gli chef cucinano di tutto, cucinerebbero anche i sassi, però generalmente sono gli impianti che poi danno vita all'uva sostanzialmente. Quindi questa festa diciamo che dà lustro anche a questo Sì, particolare ecco. modo di valorizzare la vite. Grazie, Assolutamente sì. grazie dell'informazione.